Palandraione di Città di Castello, numero 38, abbonato, ma il presidente, non ha bisogno dell'abbonamento, è presidente del settore giovanile della pallavolo Tifernate, Graziano Caselli. Oggi un altro allenamento congiunto femminile Serie C perché la prima di campionato in trasferta si avvicina. Sì, oggi credo che sia l'ultima amichevole o allenamento congiunto, come tu l'hai chiamato, prima dell'inizio del campionato, che sarà, lo ricordiamo, il 14, sabato 14 ottobre alle ore 17 a Penna in Teverina. Quindi. Penna in Teverina non è una pietanza da primo, No. ma devo dire che vi porterà forza a passare anche per terra laziale. Sì, la trasferta sicuramente più lunga di questo campionato, ma ben venga la prima, perlomeno l'entusiasmo c'è, potremmo arrivare anche in Sardegna per la voglia di giocare. Tutte giovani, veramente tante giovani. Il capitano, la Francesca Mancini, è una delle più anziane, parliamo di 22-23 anni. È un gruppo che continua a crescere nel tempo. È un gruppo che non è una scommessa come si vuol pensare o come molti credono, è un gruppo secondo me ben assortito, è un gruppo che ci farà divertire, sì, sono giovani, ma noi abbiamo un grande settore giovanile, quindi è la degna conclusione di un percorso iniziato diversi anni fa, è quello di portare le nostre ragazze in prima squadra. Allora, noi saremo sempre qui a curiosare e a certificare un po' anche la bontà di crescita di questo settore giovanile, non solo femminile. Però quest'estate, che paura, eh? L'estate è stata calda, questo è innegabile da tutti i punti di vista, non solo meteorologico. La paura di non ripartire c'è stata, però quando alla fine è la ragion di Stato, la ragion della pallavolo ha prevalso su tutto, è essere qui con queste ragazze, con questi ragazzi agli inizi di settembre è stata anche una scommessa venta. Una piacevole scommessa venta. Speriamo di arrivare a fine maggio, ma su questo non abbiamo dubbi, ci Anche perché arriveremo. l'estate sta finendo, quindi Appunto. ci siamo. Un'ultima battuta. Squadra giovane, allenatore bravo nel lavoro, non si cambia. Francesco Brighigna, anzi, il lavoro gli è anche aumentato. Beh, sì, Francesco è passato da avere due gruppi a tre gruppi, farà anche cinque campionati, di cui tre campionati di serie, quindi farà una prima, una seconda divisione, più la serie C, più under 18 e under 16, quindi credo che sia tanto lavoro. Però se l'estate è stata torrida per la dirigenza e per la pallavolo di Castello, è stata anche calda per gli allenatori e quindi gli allenatori di Castello devo ringraziarli tutti a uno perché si sono presi le proprie responsabilità e soprattutto si sono presi sulle spalle la pallavolo di Città di Castello. Solo grazie. E allora chiudiamo inquadrando il posto di abbonamento numero 38 perché la febbre ancora è alta, l'estate è calda, servirà ancora qualche tachipirina. Arrivederci Presidente. Grazie, in bocca al lupo.